Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica del calcio su TV6, oggi giornata in Serie D che ha regalato tante gioie a quattro formazioni abruzzesi, vittoriose tutte e quattro, peraltro. Abbiamo anche una neocapolista che è abruzzese, seppur in coabitazione con la Recanatese, perché il Notaresco oggi ha vinto proprio lo scontro diretto al Tubaldi di Recanati, agganciando i leopardiani in classifica a quota 12 punti. Vince anche il Pineto, vince l'Avastese, vince l'Avezzano, e tra poco andiamo in redazione da Andrea Costantini perché ci sono delle novità davvero dell'ultima ora per quanto riguarda il sodalizio marsicano. Pareggia il Giulianova, l'unica sconfitta pesante è quella del Chieti 4-0 sul campo del Matelica. In Serie C invece da qualche istante davvero è terminata malissimo la gara di Monopoli, il Teramo esce sconfitto 2-0 dal Veneziani di Monopoli, una partita decisa dal grande ex Jefferson, autore di una doppietta nei primi 7 minuti della partita, poi di fatto sostanziale controllo della formazione pugliese. Il Teramo non pervenuto in terra di Puglia. Ne parleremo questa sera fino alle 21 come di consueto con voi qualora lo vogliate al 392-6237-060. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Tra poco vengo da te perché hai una notizia dell'ultima ora che riguarda l'Avezzano e allora sì, ti tengo solo per un attimo, giusto il tempo di presentare gli ospiti, poi torno da te. Abbiamo detto che abbiamo una nuova capolista, seppur in coabitazione con la Recanatese, e il Notaresco è il direttore sportivo Paolo D'Ercole. Buonasera e complimenti. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. Complimenti. Grazie. Davvero. Quarto successo consecutivo, 12 punti dopo la sconfitta alla prima col Vasto Gerardi. Chi se lo immaginava? E poi ritrovo con piacere Roberta Di Sante. Ciao Roberta, che oggi per noi ha seguito Pineto Campobasso. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Partita decisa da un gol del bomber Renan Pippi contro il Campobasso. Tra poco le schermate, prima però da Andrea, perché Andrea, dacci le ultime sulla Vezzano. Si sta parlando in questi giorni dell'ingresso di Vincenzo Serraiocco, noto commercialista pescarese che è stato dentro la compagine sociale della Pescara Calcio, è stato presidente anche di San Buceto in eccellenza, di Giulianova in Serie D. Ebbene, proprio in questo momento si sta materializzando l'ingresso in società di Serraiocco, proprio in questi minuti stanno arrivando le firme e quindi sostanzialmente Vincenzo Serraiocco farà parte della società dell'Avezzano Calcio, sarà una partecipazione, non sarà un'acquisizione di tutte le quote. Ci ha tenuto a precisare lo stesso Serraiocco, al contrario di quanto era stato scritto nei giorni scorsi, che Luciano D'Alessandro comunque resterà presidente dell'Avezzano. Lui avrà un'altra carica ancora da definire, però D'Alessandro resterà presidente. Penso, insomma, tra poco ascolteremo anche ascolteremo l'intervista che lui ha rilasciato poco dopo la partita vinta dall'Avezzano questo pomeriggio al De Marsi. Ha portato anche bene perché è stata la prima vittoria in campionato per i biancoverdi, una situazione anche piuttosto complessa con una panchina ancora da assegnare dopo l'esonero di Meco Monaco. Quindi insomma si sta per aprire una nuova pagina dentro l'Avezzano Calcio. E allora, questa è la novità, insomma, delle 19.34, Vincenzo Serraiocco entra nella compagine dell'Avezzano, Luciano D'Alessandro rimane presidente, ma c'è un ingresso di cui si era parlato nei giorni scorsi, seppur con una carica differente, in quel caso si era parlato di pacchetto di maggioranza, di fatto, dell'acquisizione totale della società, qui invece stiamo parlando di una acquisizione parziale. Allora, cominciamo subito con le schermate, partiamo dalla Serie C, perché come detto si è concluso da poco la gara del Teramo che ha perso 2-0 a Monopoli. Poi nella seconda parte ne parleremo, il tempo, lo dico a beneficio di chi è a casa, il tempo materiale che la Lega invii le immagini di Monopoli Teramo, perché poi si siederà con noi anche Ania Cantagalli che ha visto la partita qui in redazione, ci racconterà quello che ha visto e vedremo insomma quali saranno le prospettive, perché alle porte domenica prossima sabato sera c'è la partita contro il Rieti che ha perso anche oggi, però
l'impegno sulla carta del prossimo sarà morbido, però il Teramo insomma continua a stentare e non poco. L'anticipo di ieri sera: Picerno-Bari 0-1, gol di Simeri. Oggi pomeriggio Casertana-Catanzaro 2-1, Cavese-Avellino 2-0. La Regina continua a viaggiare col vento in poppa, batte 1-0 il Catania, gol di Corazza in avvio. Sicula-Leonzio Bisceglie 2-1, Virtus-Francavilla-Ternana 1-2, come detto Monopoli-Teramo 2-0, Rende Potenza 0-1, Rieti Paganese 1-2, Viterbese Vibonese 2-2. Vediamo la classifica dopo 7 giornate di campionato, ricordandovi sempre che il Teramo ha una partita in meno, quella da disputare ancora contro la Sicula Leonzio, si disputerà mercoledì 9 ottobre alle 14:30. Però per il momento, seppur con una partita in meno, due squadre, questa è la classifica. La Ternana 16 punti, a più 1 sulla Regina che di punti ne ha 15, 14 punti per il Potenza, 13 per Catanzaro e Monopoli, 12 per Casertana e Catania, 11 per Paganese, Viterbese e Bari, 9 per Virtus Francavilla e Avellino, 8 punti per Vibonese, Picerno, Bisceglie e Cavese, 5 punti per Teramo e Sicula Leonzio e a un punto Rieti e Rende. Serie D adesso, girone F, con l'avvertenza che, come detto prima, nella seconda parte poi parleremo proprio di Monopoli Teramo. Era la quinta giornata nel girone F: Atletico Porto Sant'Elpidio, Atletico Fiuggi 3-1, Avezzano Jesina 1-0, Materica Chieti 4-0, Monte Giorgio Cattolica 2-1, Agnonese Giulianova 1-1, Pineto Campobasso 1-0, e questa sarà la partita con cui apriremo il giro dei campi. Recanatese Notaresco 1-2, Tolentino Vasto Girardi 2-2, Vastese San Giustese 2-1. Vediamo la classifica che ci fa particolarmente piacere, perché il Notaresco sale in vetta a quota 12 punti insieme alla Recanatese, 10 punti per Atletico Porto Sant'Elpidio e Monte Giorgio, 8 punti per Materica, Pineto e Chieti, 7 punti per Vasto Girardi, Vastese, Tolentino e Campobasso, 6 punti per il Giulianova, 5 punti per la San Giustese, 4 punti per l'Avezzano, 3 punti per l'Agnonese, 2 per Jesina e Fiuggi, 1 punto per il Cattolica che chiude la classifica. Non vi faccio commentare la graduatoria, poi lo faremo tra poco. Prima vediamoci il primo servizio della giornata, quello del Mariani Pavone di Pineto, dove il Pineto batte 1-0 il Campobasso. Il servizio è di Roberta Di Sante. Con un gol di Renan Pippi il Pineto supera il Campobasso e conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Assenze dall'una e dall'altra parte, con Cudini costretto a rinunciare a Menna e la Barba infortunati, all'influenzato Danilo Alessandro. Nel 4-3-1-2 Cafiero fa coppia centrale con Dalmazzi in difesa, mentre Candellori è il trequartista alle spalle della coppia d'attacco Giampaolo Musetti. Conta le assenze anche Epifani, chiamato a rinunciare all'ex Jonathan Alessandro, Della Quercia, Palumbo e Speranza, ma recupera Stefano Amadio dal primo minuto a dettare i tempi a centrocampo alle spalle del tridente composto da Sarrizzu, Pippi e Massa. La partita si gioca sul filo dell'equilibrio in avvio, botta e risposta al quarto d'ora. Sissé, molto attivo sulla destra, mette in mezzo un buon pallone per Pippi, la girata di prima intenzione del brasiliano termina fuori di un soffio. Sul capovolgimento di fronte Giampaolo in diagonale centra l'esterno della rete. La gara è viva e le due squadre rispondono colpo su colpo. Al 26esimo, traiettoria insidiosa dalla bandierina di Stefano Amadio, Natale sfiora quel tanto che basta per spedire in corner. Sulla ripartenza, occasionissima per gli ospiti, pregevole girata di bontà che costringe Shiva alla respinta. Sulla sfera si avventa Musetti che deposita in rete, ma l'attaccante viene fermato in posizione di fuorigioco. Passano 7 minuti e la regola non scritta più famosa del calcio si concretizza. Al 34esimo, dalla bandierina, quadro pennella il cross al bacio per la testa di Pippi che di rapina insacca sotto l'incrocio per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Il Campobasso accusa il colpo e lascia qualche spazio in più alla manovra dei biancazzurri che al 38esimo potrebbero raddoppiare, ma Natale è attento e para in due tempi il diagonale di Massa. Nella ripresa il Campobasso parte subito forte nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Dopo appena due giri di lancette, Musetti scarica all'indietro per Van Zan, la gran botta dal limite e la pronta risposta di Shiva che è provvidenziale anche sul successivo calcio di punizione. La risposta del Pineto al 17esimo, ancora su calcio piazzato di Acquadro che termina fuori di un niente.
Al 20° Sarrizzu rimane a terra per un problema alla caviglia ed è costretto ad uscire fuori in barella. Al suo posto entra Ciarcelluti, che si rende subito protagonista al 27° con una gran sgroppata sulla fascia destra che lascia sul posto gli avversari e un diagonale che termina fuori per la disperazione di Massa, tutto solo sul primo palo, e del nutrito pubblico del Mariani Pavone. Alla mezz'ora è invece il Campobasso ad avere l'occasione giusta per pareggiare, ma sugli sviluppi della punizione di Pizzutelli, Musetti da due passi non riesce a sorprendere Sciba. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto. Al 31° ancora un'occasione sull'asse Ciarcelluti-Massa con il colpo di testa dell'attaccante che termina di poco fuori. Brividi per i biancazzurri al 33° quando Tenkorang c'entra in pieno la traversa e Musetti non riesce a piazzare il tapin. Ultimo sussulto del match in pieno recupero quando il Campobasso reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Marini sul tentativo di rovesciata di Energe. Non è dello stesso avviso il direttore di gara Pistarelli di Fermo, che farà giocare fino al 53°, ma il risultato non cambierà più. Grande festa in casa Pineto, che scavalca in classifica proprio i rossoblù, contestati a fine gara dai circa 200 tifosi giunti dal Molise. Sono contento per i ragazzi, per la squadra, per il presidente, per tutti quelli che stanno intorno a noi, perché abbiamo fatto veramente una grande partita di sacrificio. Venivamo da mercoledì, una partita anche dispendiosa da Vezzano. In questo momento non l'ho mai detto, ma abbiamo avuto tanti problemi, abbiamo tanti giocatori fuori, abbiamo pochi ricambi, ma ricambi di giocatori grandi. Per oggi la squadra ha tirato fuori tutto quello che aveva, anche negli ultimi minuti ha mantenuto il risultato e abbiamo rischiato di fare tante volte 2-0. Quindi sono contento, si riparte da martedì e non ero preoccupato quando le prime tre partite qualcuno diceva che il Pineto era in crisi, e non sono esaltato oggi che abbiamo vinto una partita importante. C'è lavoro, c'è tanto lavoro. Bisogna tenere molto, da parte mia, molto equilibrio. So di avere a disposizione una squadra importante. Quando saremo tutti ne diventeremo ancora di più. Ecco mister, è un Pineto che sotto il profilo della prestazione sta crescendo in partita dopo partita. Oggi, la partita di oggi ne è stata la dimostrazione. Oggi gli ho chiesto ai ragazzi di fare questo tipo di partita. Sapevo che con questo caldo, col passare del tempo, potevamo perdere qualche energia perché, ripeto, abbiamo giocato anche mercoledì. Avevo Renan che si è allenato pochissimo, quindi gli ho chiesto anche, non siamo stati magari soliti andarli a prendere alti, perché sapevo che col passare del tempo potevamo soffrire a livello fisico. Ma la squadra oggi mi ha entusiasmato anche a me a livello caratteriale, a livello di voglia di portare a casa il risultato contro una squadra che è partita per vincere il campionato. Senza nessun dubbio, quindi è una vittoria importante. A Stefano pensavo aveva preso la distorsione, ma poi alla fine ha preso una botta sul tendine, non dovrebbe essere niente di grave, quindi niente di preoccupante. Gli altri siamo sulla strada, abbiamo Jonathan, Alessandro, Palumbo e Ivan, che ha avuto la febbre, Speranza, e quindi cercheremo di recuperarlo, oltre al fatto di Riccardo Della Quercia, che purtroppo ha avuto una frattura al quinto metatarso, quindi ci vuole un po' più di tempo. Però sicuramente è stata una partita non facile contro una buona squadra che non ha avuto ritmi altissimi. Noi idem, potevamo fare sicuramente meglio come ritmo, però poi si è decisa su un calcio piazzato, come sapevamo che poteva essere un'arma a loro favore. Però su queste situazioni bisogna stare molto più attenti, bisogna essere molto più scaltri, quindi non siamo stati secondo quanto volevamo fare per la partita, però dire che abbiamo fatto grossi passi indietro non mi sembra, perché poi la squadra ha lottato, la squadra ha fatto, al di là di, non si può pretendere che la squadra faccia 10 occasioni a partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo stati forse bravi e fortunati a concretizzarle, ma queste partite a volte si giocano anche così. Noi capiamo la gente che ha voglia, ha necessità di fare il risultato sempre ogni domenica, questo lo sappiamo, e ne chiediamo anche scusa se oggi non siamo stati all'altezza delle aspettative, però bisogna capire che il campionato è difficile, non sempre si riesce ad andare su tutti i campi e comandare e padroneggiare con il risultato, quindi noi volevamo fare una partita diversa, metterla sul ritmo dove non siamo stati capaci, e quindi è venuta fuori una partita a ritmi non altissimi, però credo che il gioco l'ha condotto spesso e volentieri il Campobasso.
E allora, questo era Pineto Campobasso. Insomma, mentre ascoltavamo Cudini, Roberta, la cosa che stupiva era quanti microfoni aveva sotto, sotto il mento. Oggi c'era una folta rappresentanza Cudini della stampa. Ora, la parte Campobasso ci interessa relativamente. Ci interessa molto di più questa bella vittoria. Non era facile, anche perché le assenze continuano ad essere sempre di peso e tante in casa Pineto. Però questa è una squadra che ha probabilmente, la vittoria di oggi gli può dare quella certezza, quella maturità anche per affrontare, ora il direttore si tapperà le orecchie perché il prossimo avversario è proprio il Notaresco, però dico in prospettiva, il Pineto può aver iniziato oggi la rincorsa verso i primi posti? Sicuramente nelle ultime, io adesso non ho visto bene la partita di Vasto Girardi, cioè del Civitelle, sì, di Agnone contro il Vasto Girardi, però sicuramente nelle ultime partite il Pineto è cresciuto dal punto di vista della manovra, è cresciuto insomma anche a livello di squadra, gioca meglio nonostante le assenze che comunque pesano rispetto alle prime partite. C'è una solidità di squadra che pian piano insomma comincia a venire fuori, un equilibrio maggiore rispetto, ecco, spesso dicevamo che Pippi era a volte, sembrava troppo isolato in avanti, adesso invece sembra che i meccanismi siano più oliati, ecco, rispetto alle prime partite, tanto che poi è arrivato il gol di oggi, ma non solo quello, perché poi è venuto da un calcio piazzato, quindi da un calcio d'angolo, però ecco, aveva avuto anche questa opportunità sul cross di Sissé, proprio quella che ha fatto vedere in questo momento Maurizio prontamente dalla regia, sul cross di Sissé, quella bella girata a fil di palo al quarto d'ora del primo tempo, per cui si vede che la squadra sta crescendo, indubbiamente. Sì. Poi peraltro non era neanche facile, Roberta, perché lo ricordiamo, questa era una settimana, ora è vero che l'impegno era di Coppa Italia, che non è proprio il primissimo obiettivo del Pineto, però il Pineto e l'Avezzano in settimana hanno giocato anche una partita di Coppa. Sì, infatti c'è stato un leggero turnover da parte di Epifani che non ha fatto giocare in toto, insomma la squadra ha modificato la rosa che ha giocato mercoledì rispetto a quella che è invece andata in campo oggi. Ovviamente le assenze comunque ci sono e sono assenze importanti. Quella di Sarrizu che abbiamo visto essere uscito, sì, allora, in corso d'opera. C'è stato un attimo di paura lì per lì, perché si pensava ad un infortunio di carattere muscolare, invece molto probabilmente è meno grave del previsto, per fortuna, perché poi il giocatore ha detto di aver preso una botta piuttosto forte alla caviglia, insomma, però dovrebbe insomma non comportargli grossi problemi, ecco. Vedendo il prossimo avversario, non riusciva a proseguire, scusami, in quel momento. Certo. Vedendo il suo prossimo avversario, il direttore Paolo D'Ercole, che cosa pensa di questo Pineto che sembra magari un diesel, ci ha messo qualche giornata in più magari a carburare, però adesso sembra anche nella maturità poter risalire. Guarda, io penso che il Pineto, come ho detto anche a inizio campionato ai vostri colleghi, è tra le quattro pretendenti secondo me per vincere il campionato. Penso che non ci sia dubbio su questo, per la qualità della rosa, per la fisicità che hanno, quindi rispecchiano perfettamente quelli che sono i canoni del calcio moderno. Poi da direttore del Notaresco spero che questo diesel continui ancora un po' nel momento dell'ingranaggio, esatto, nel momento del... Sicuramente hanno vinto una partita difficile, perché hanno giocato contro quella che fa parte di quelle mie quattro favorite per la vittoria finale. Voi a Campobasso, direttore, avete vinto, avete fatto forse, non lo so, la migliore partita fino a questo momento delle 5 a Campobasso? Sì, per l'atteggiamento sì. Che impressione ha avuto dal Campobasso, che era una squadra peraltro costruita sull'architettura del Notaresco dell'anno passato, sì, che però oggi è visto contestazione a fine partita?
È sicuramente una piazza non semplicissima dove lavorare, nel senso che ti può dare tanto e ti può togliere tanto dal punto di vista mentale, delle forze mentali. Però è sicuramente una squadra forte. Io ho visto le immagini della partita scorsa che hanno giocato contro la Vastese, è stata una bellissima partita, giocata abbastanza bene anche dalla Vastese, però il Campobasso penso che abbia fatto la partita più bella del suo ancora breve campionato. È una squadra che comunque, come le altre, usciranno nel tempo perché hanno caratteristiche diverse dalle inseguitrici. Sì, sono convinta. Caro Presidente, perdonami Roberta, fammi leggere da quanto visto fino ad ora questo tifoso del Teramo, a cui diamo l'appuntamento a tra poco, perché poi nella seconda parte parleremo di Monopoli Teramo. Da quanto visto fino ad ora la squadra senza né capo né coda, possiamo tranquillamente affermare che qualcuno, approfittando della tua poca conoscenza del mondo del pallone, come da te stesso pubblicamente dichiarato, ti ha rivelato una sola. Rifletti e prendi in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Mi dico dalla regia che c'è anche il... continua. Noi abbiamo risposto al tuo appello con 1064 abbonamenti, ma non siamo disposti a soffrire anche quest'anno, e poi che smettessero di difendere l'indifendibile. Chiaro che la situazione in casa Teramo non è semplice, però come detto, vi diamo appuntamento a tra poco. Nella seconda parte parleremo proprio di Serie C, visto che la partita è terminata da poco e non abbiamo ancora a disposizione le immagini che ci vengono fornite a pagamento dalla Lega di Serie C. Tornando, è una sottolineatura importante. Roberta, scusa, ti ho interrotto, stavi concludendo il tuo concetto. Sì, stavo dicendo che sono d'accordo col direttore sul fatto che il Campobasso oggi in realtà non è... Ma sei d'accordo? Questo posso essere d'accordo. Sì, con il cambio di modulo. Guarda, allora, il cambio di modulo sostanzialmente è stata fatta come operazione nel momento in cui si è infortunato Alessandro. Perché col fatto che comunque Alessandro giocava come trequartista dietro le punte e quindi è stato poi nel momento in cui si è infortunato Epifani ha deciso di cambiare modulo. Però effettivamente mi trovo d'accordo questa cosa per quello che ti dicevo prima, che Pippi adesso mi sembrava troppo solo in precedenza, invece adesso riesce ad essere più bene nel gioco, si è appoggiato dai due esterni. Quindi secondo me sì, il Pineto si è espresso meglio nelle ultime partite con questo nuovo modulo, mi trovo d'accordo. Stavo dicendo del Campobasso e poi chiudo: secondo me uscirà, perché anche oggi sì, è vero, è mancato un po' sotto porta, perché abbiamo visto delle occasioni anche abbastanza nitide, sbagliate in maniera abbastanza clamorosa. Sicuramente è una buona squadra, la piazza non è una piazza facile, però sicuramente sarà una squadra che uscirà. Claudio le fa i complimenti, direttore, dice: dopo gli trascorsi ad Angola, a Città Sant'Angelo con l'Angolana e Francavilla, adesso raccoglie i frutti. Grandissimo Paolo, persona seria e competente, in bocca al lupo a te e dal notaresco, ti scrive Piero da Montesilvano. Poi parliamo anche di... Grazie. Come sei arrivato a notaresco e delle tue esperienze, che cosa ti hanno lasciato, che cosa ti hanno insegnato, in che cosa il Paolo d'Ercole di oggi è diverso da quando hai cominciato. Natale Fabriani, ottimi under per il Pucetta, pronti per dicembre. Non penso che sia ironica questa. Sì, credo anch'io. Sono ancora un po' in ritardo i due ragazzi. Ma penso che comunque sono ragazzi molto interessanti. Uno l'ho avuto io a Francavilla, che è il portiere. Natale e Fabriani l'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso al Notaresco. Assolutamente. Roberta, hai selezionato due episodi da Moviola, poi ci dici anche della contestazione che c'è stata nel finale a Cudine a Campobasso, però vediamo i due episodi da Moviola, perché poi voglio anche un parere da Andrea Costantini sulla partita di questo pomeriggio. Però i due episodi da Moviola. Il primo, non so se adesso le immagini c'è stata, qui c'è una girata una bella girata da parte di Bontà, che purtroppo non si vede molto bene dalle immagini che abbiamo, e poi sulla respinta di Sciba c'è Musetti che segna, ma viene fermato in posizione di fuorigioco. Impossibile, signori, non ci chiedete, nemmeno ci proviamo, perché è inutile. Però pare che sia proprio direttamente già avanti. Sì,
molto probabilmente, perlomeno dalla sensazione che ho avuto io dal campo, insomma, dovrebbe essere davanti a Orlando già al momento della... però ecco, volevo rivederlo, ma non... Sì, e forse è questo il momento... Cioè, se fosse questo l'impatto già era... Sì. Ok, poi altro episodio? L'altro episodio invece è un calcio di rigore richiesto dal Campobasso proprio in pieno recupero, siamo al 49esimo, c'è un'uscita, qui Remo Amadio sbaglia il tempo dell'uscita, purtroppo insomma lui sempre preciso, sì. Ha salvato più di un risultato nella passata stagione, purtroppo qui commette un'ingenuità, c'è una girata, una semi rovesciata e viene di Energe, si chiama il giocatore del Campobasso se non mi sbaglio, adesso non l'ha distinta sotto mano, e viene chiesto un fallo di mano di Marini, allora, dal Campobasso. Direttore, che mi dici? In base agli ultimi regolamenti, allora lui al VAR rigore. Ah. Okay. In base ad ultimi regolamenti, il VAR in Serie D non c'è, è difficile soprattutto in quel momento di concitazione, gli ultimi secondi, la palla la tocca con la mano, col braccio sinistro. Sì, sì. Andrea, lo vuoi rivedere? Sì, è un rigore che si può dare, proprio come ha detto il direttore d'Ercole, è vero che la distanza è molto ravvicinata. Però il braccio va ad aumentare il volume del corpo, quindi tendenzialmente in queste situazioni il rigore si può dare, è buon per il Pineto che non sia stato dato, insomma. Ok, mi dai, Andrea, un giudizio su questa partita che era delicata per il Pineto? Noi settimana scorsa avevamo parlato proprio del distacco che sette giorni fa, complimenti intanto al Giulianova per la dura partita di Agnone, reparto difensivo di spessore, forza Giulianova, peraltro oggi mancava anche Diamutene, sì. Quindi non solo una prova difensiva di grande compattezza, anche senza il big di fatto del reparto arretrato. Andrea, abbiamo parlato proprio del distacco tra primo posto e il Pineto, sì. E quale peggior partita che questa con il Campobasso? Invece è stata la giornata perfetta per il Pineto, perché ha vinto, perché l'impresa del Notaresco ha fatto sì che la Recanatese per la prima volta abbia perso dei punti per strada e quindi il Pineto ha accorciato le distanze. È chiaro che la stagione è lunga, però quei sette punti che erano maturati potevano cominciare a pesare. Era importante per il Pineto cominciare a dare continuità. È arrivata questa vittoria, è arrivata, e questo è un segnale importante, in uno scontro diretto. In una partita che era importante per entrambe, perché anche il Campobasso non è che avesse iniziato alla grande sotto il profilo dei risultati, quindi anche il Campobasso aveva bisogno di dare continuità. Non a caso c'è stata la contestazione a fine partita che ha coinvolto l'allenatore Cudini, ma un po' tutto l'ambiente del Campobasso. Magari a Pineto non ci sono le pressioni che c'è a Campobasso, che è un capoluogo di regione che appunto punta apertamente al salto di categoria, però anche il Pineto punta a un campionato ambizioso e questa risposta serviva più che sulla qualità del gioco, sul carattere. Bisogna dire che la vittoria del Pineto è arrivata soprattutto sotto questo profilo, la tenacia, il carattere, la voglia di superare le avversità, ed è questa la strada tracciata che il Pineto dovrà solcare da qui alle prossime settimane, perché ci sono le potenzialità in un campionato che non ha l'ammazza torneo, dove non c'è il Cesena o il Foggia di turno, dove il Matelica, che l'aveva fatta da padrone tra le squadre terrestri del raggruppamento, è partita così e così, è comunque una squadra rinnovata rispetto al ciclo degli ultimi anni con Luca Tiozzo in panchina, il Pineto può giocarsi le sue carte, quindi questa è una vittoria tonificante, in attesa poi di poter recuperare tutti gli effettivi, di avere un Amadio al 100% ad esempio, sperando che Sarrizzo insomma non abbia avuto un infortunio grave, ma sembra che si possa scongiurare questa cosa, e in attesa che si possa calare l'asso Ivan Speranza, perché poi nel momento in cui Epifani potrà contare anche su Speranza, fare gol al Pineto potrebbe diventare difficile, e chissà
a proposito di modulo, ma chiaramente questa è una cosa che curerà Epifani, che è l'allenatore del Pineto, essendoci Pepe, Orlando, comunque della Quercia che può essere adattabile a centrale, essendoci Speranza e quant'altro, magari il Pineto potrebbe anche sciorinare in futuro una difesa a tre, non lo so, però Speranza potrebbe essere un valore aggiunto, certo, in una squadra dove ci sono Speranza, due ottimi centrali come Pepe Orlando. Volevo solo dire che Speranza non ha giocato solo perché ha avuto l'influenza in settimana, per cui sta bene, potrebbe tranquillamente esordire a breve. Ok, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, a rientro tutti i servizi di Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte, l'Abruzzo e il pallone. Stiamo per andare al Tubaldi di Recanati, ci andremo tra pochissimo virtualmente perché rivedremo la bella vittoria del Notaresco contro la Recanatese, che non è, lo diciamo, non è la squadra contro cui fa il tifo te, no, che prima è il messaggio di prima. No, allora, precisiamo questa cosa, io sono di Morrodoro. Ok, quindi... ed è rinomata la rivalità, non vuol dire niente, però te sei una professionista esemplare che non fa il tifo per niente e nessuno. Assolutamente, non tifo contro né il Notaresco né nessun'altra squadra abruzzese, anzi mi fa piacere che possa per l'Abruzzo possa aver agganciato la vetta e la classifica. Vediamo come. Buonasera, ma Marco Pomante che fine ha fatto? Ha segnato gol oggi. Se ti fermi non faccio rispondere al direttore perché sarebbe, è nella sua squadra e sarebbe troppo scontato. Non ti faccio vedere il gol che ha fatto Recanatese Notaresco 1-2. Matteo Falzon, vediamo. Sotto lo sguardo attento di Salvatore Bagni, campione d'Italia con il Napoli nella stagione 86-87, il Notaresco compie l'impresa, espugna il Nicola Tubaldi, conquista la quarta vittoria consecutiva e vola in testa alla classifica proprio al pari della Recanatese. Giocatori rossoblù che alla fine hanno festeggiato insieme ai propri tifosi, arrivati numerosi nelle Marche e felicissimi per il successo. Squadra di mister Vagnoni che ha saputo soffrire ma ha dimostrato anche grande cinismo con il tecnico che ha azzeccato ancora una volta i cambi. Non a caso decisivo è stato il marocchino Icramellà con una rete meravigliosa nel quarto d'ora finale. Recrimina la Recanatese che ha colto tre legni nel corso della contesa ma ha dimostrato comunque di essere in salute. Dopo il primo quarto d'ora di studio, la conclusione dell'ex Teramo, Borrelli, fa gridare al gol il pubblico di casa. Il pallone si stampa sul palo e i rossoblù tirano un sospiro di sollievo. Al 17esimo, però, il Notaresco passa. Sulla battuta del primo calcio d'angolo, la traiettoria di Frulla è calibrata e pesca Pomante che con uno stacco perentorio anticipa tutti e mette dentro il suo primo gol di stagione. Dura poco la gioia della squadra di Vagnoni, visto che al 19esimo i leopardiani trovano l'immediato 1-1 con Ficola, altro difensore centrale che mette alle spalle di Ginestra girando un calcio di punizione di Borrelli. Sempre dal piede del numero 10 nasce un'altra azione pericolosa per la Recanatese, che coglie il secondo legno di giornata. Il colpo di testa di Pera infatti si stampa sulla traversa. Prima del riposo è ancora la formazione di mister Giampaolo a farsi vedere, al 41esimo con un tiro dal limite fuori di poco di Pera e dal 45esimo con Nodari che sul secondo palo mette dentro di testa, ma la sua gioia viene smorzata dall'intervento dell'assistente che segnala il fuorigioco dello stesso capitano giallorosso. Maggior pressione della Recanatese in avvio di ripresa, due angoli battuti nel giro di due minuti ed un tiro di Pera con palla che sfiora di poco il colpo grosso al minuto 7. Il Notaresco agisce di rimessa e prova delle sortite, ma al 22esimo è un super intervento di Ginestra ad evitare la capitolazione, con Cancelli che ha sfiorato l'autorete nel tentativo di anticipare Pera. Grazie agli innesti arrivati dalla panchina Romano e Cramellà, i rossoblù tornano a riaffacciarsi dalle parti di Sprecacè, la cui uscita al minuto 28 è decisiva per chiudere lo specchio della porta a Sansovini. Ma al 35esimo nulla può l'estremo difensore. L'azione è d'applausi e la conduce i Cramellà che va via sulla destra, salta due avversari, resiste alla carica di un giallorosso, entra in area e mette dentro per la sua seconda rete in stagione. I leopardiani si tuffano subito all'attacco alla ricerca del pari e dal 43esimo colgono il terzo legno della gara. Il colpo di testa di Ficola sugli sviluppi di un angolo viene respinto dal palo. E questa è l'ultima emozione del confronto con il Notaresco che dopo 5 minuti di recupero brinda al successo insieme ai propri entusiasti tifosi.
Questa è stata una partita dalle prime due in classifica, la Recanatese 3 Legni, però il Notaresco alla fine porta a casa questa vittoria con grande cinismo. Sì, cinismo, sofferenza, perché sappiamo di incontrare una squadra molto forte, l'ha dimostrato e nel palleggio e nella tecnica individuale, hanno giocatori veramente importanti per questa categoria. Mi spiace perché ogni palla dentro su punizione siamo andati in difficoltà, sapevamo che dovevamo soffrire in loro palleggio, ma la squadra ha sofferto molto bene, adesso come cambiamo tutti stanno bene e danno il loro contributo e i cambi ci stanno facendo anche vincere. Il livello della partita è stato altissimo perché il campo è un campo buono, la Recanatese gioca davvero a calcio, lo sapevamo, l'avevamo preparato in una certa maniera e poi ci siamo dovuti mettere a specchio 3-5-2 perché facevamo fatica sugli esterni e nel 2 contro 1 e abbiamo saputo soffrire, certe volte abbiamo anche buttato troppo la palla, però poi alla fine abbiamo fatto un risultato veramente importante. Anticipate la domanda perché proprio i cambi sono stati anche decisivi, perché Romano ma anche i Caramella con l'azione anche prima ha sfiorato la rete e poi c'è stata quella magnificazione. No, Caramella è un giocatore che con la palla ha i numeri, a estro è un giocatore importante, però poi devi imparare tantissimo a lavorare senza palla visto che è sempre sopra palla, quindi corre sempre verso la nostra porta e devi migliorare se vuoi diventare un giocatore importante. Se tu vai a vedere, abbiamo sofferto, però avevamo in campo sempre due attaccanti nella mezza punta, più Cancelli che ha fatto anche il quinto, è un attaccante, quindi la squadra è stata sempre positiva. Se vieni qui e ti difendi solo, non riparti mai, la perdi sicuramente. Invece i ragazzi non stavano tutto, eravamo una squadra offensiva dalle caratteristiche, poi qualcuno si è calato nel ruolo e ha fatto veramente bene, si è sacrificato. E poi alla fine si merita di vincere perché la squadra ha saputo soffrire. E non facciamo voli pindarici perché sappiamo che ci sono squadre molto più forti, però ci godiamo questo momento. Se vai a vedere oggi ce lo godiamo, domani poi domenica abbiamo il Pineto, una squadra stratosferica, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra. Era la partita di cartello, questa ha rispettato le credenziali perché le due squadre ci hanno provato fino alla fine, Recanatese 3 Legni nel computo, un gol annullato, però alla fine vince il Notaresco 2-1. Sì, vince il Notaresco 2-1, ne prendiamo atto, però penso che nell'arco dei 90 minuti, con tutte le situazioni che abbiamo creato, meritavamo almeno, secondo me, il pareggio, se non addirittura la vittoria. È stata una partita difficile da commentare perché loro sono andati in vantaggio, siamo stati bravi a recuperare con il gol di Ficola, il secondo tempo penso che non hanno mai... diciamo così, non ci hanno mai impensierito più di tanti, tranne quella ripartenza lì che è stata letale. Pazienza, bisogna andare avanti, bisogna avere sempre grande entusiasmo perché questa squadra ha dimostrato in queste quattro, anche su queste cinque partite, che ha quella voglia di vincere. Purtroppo il calcio, poi ci sono episodi che ti possono condannare, però la prestazione c'è stata. Oh, questo era Recanatese Avezzano, chiediamo scusa per l'audio delle interviste. No, non abbiamo ancora fatto vedere l'Avezzano. L'audio delle interviste non era perfetto, però insomma quello che ci importava era vedere le immagini di questa vittoria per 2-1. Prima di andare in onda, veramente un minuto prima, stavamo parlando e Ettore mi ha detto io spero che nel servizio ci sia tutta l'azione di Caramella perché guarda che ha fatto un gol... incredibile, effettivamente è vero, lo rivediamo. Nel frattempo detto, ti chiedo che cosa vuol dire andare a vincere sul campo di una squadra che fino a questo momento aveva fatto 4 su 4. La soddisfazione è tanta, io penso che il mister abbia detto tutto in maniera perfetta perché è stata una partita difficilissima. È ovvio che non puoi andare a Recanati e imporre il tuo gioco, perché comunque loro sono una squadra che sa palleggiare bene, che sa attaccare gli spazi, quindi devi saper soffrire. Questa è una caratteristica che i ragazzi hanno. Se mi permetti, voglio fare complimenti alla squadra perché non è la prima partita che ha questo atteggiamento. Infatti, se andiamo a vedere i risultati delle altre partite, la maggior parte le abbiamo vinte gli ultimi minuti del secondo tempo, quindi significa che la squadra ci crede fino all'ultimo, è concentrata fino all'ultimo, e su questo devo fare i complimenti al mister e a tutto il suo staff che stanno facendo un lavoro eccezionale. Poi
i momenti bui possono arrivare, spero che arriveranno il più tardi possibile, spero che non arriveranno mai, quasi non arriveranno mai, se, certo, se nel calcio tutto è il contrario di tutto. Anche un po' fortunato, dicono a casa, qualche episodio dubbio, d'accordo? Forse è un po' generoso anche questo. Vabbè, tutto fa parte del gioco, le critiche o qualcuno che forse è un po' invidioso, ma fa parte del gioco del calcio, fa parte del gioco. Sicuramente andare a Recanati e vincere, la fortuna, io dico sempre, fa parte del gioco. Si dice che premia gli audaci, significa che noi siamo stati più audaci di loro. Anche perché, insomma, qualcuno che di calcio lo ha fatto a certi livelli diceva: io tra un allenatore bravo e uno fortunato mi prendo quello fortunato tutta la vita. Ma non ha detto poi una cosa sbagliata. Esatto. Vincere, le componenti sono tantissime. Sono, noi in questo momento stiamo avendo un momento estremamente positivo, giochiamo con tantissimi ragazzi giovani, se non sbaglio la scorsa partita abbiamo giocato con 6 under dall'inizio, oggi con 5 under dall'inizio. Tutti i ragazzi di proprietà della diciamo cantera del Notaresco mi dicono che i campionati si vincono in primavera, dicono, ma infatti noi l'obiettivo non è quello. Ma guarda direttore, se non ho capito male, siccome è una firma abbastanza ricorrente, lo saluto Paolo, è un tifoso del Teramo e quindi credo che si riferisca probabilmente al momento non facile biancorosso. Credo che anche su quello, secondo me, si stanno facendo troppi problemi in un campionato che è appena iniziato, quindi bisogna saper attendere, bisogna saper aiutare una squadra che è in difficoltà, come adesso è il Teramo, che è sicuramente una squadra costruita molto bene. La società ha speso probabilmente tanto, io non lo so, non lavoro nel Teramo, quindi non so i conti, sicuramente però hanno fatto delle belle cose. Certo. In primis hanno fatto il campo, quindi significa che il presidente è uno che vuole fare calcio, perché per fare calcio ci vuole prima il campo sportivo, ci vogliono i palloni e poi alla fine arrivano anche i giocatori, ma se non hai i primi due fai fatica a giocare a calcio. Ci chiedevano se avevamo novità su Serraiocco ad Avezzano, l'ha detto Andrea Costantini. In avvio, prossimo l'ingresso in società di Serraiocco, ci chiedevano Andrea anche un giudizio sincero sull'ingresso di Serraiocco nell'Avezzano. Io dico la mia, non entro nel merito nella disamina Avezzano, lo dico proprio così. Io credo che quando ci sono troppe componenti societarie all'interno di una squadra di Serie D non è una cosa positiva, poi magari lo sarà e noi auguriamo all'Avezzano che lo sia, però quando cominciano ad esserci troppe forze, troppe teste, le società di Serie D, ricordatevi sempre, sono società dilettanti che non hanno bisogno di un consiglio di amministrazione di prendere delle decisioni. Non so se te sei d'accordo. Sì, io sono d'accordo con questa cosa anche per le società professionistiche, anche per una società di Serie C. No, lì ad Avezzano il problema è che evidentemente c'è stata la necessità di arrivare a questo ingresso societario perché c'erano delle problematiche che erano insorte. Non cavalco fino in fondo quello che ha scritto l'ormai ex portiere Fanti questa settimana, però un mal di pancia del genere, determinate frasi che sono state scritte in quel post, insomma, vuol dire che la situazione non era affatto rosea all'interno dell'Avezzano, e in effetti a giudicare non tanto i risultati, perché ci può stare di partire male, ma anche alcune prestazioni davvero spente, davvero sottotono, i 5 gol presi con la San Giustese, il bruttissimo pareggio col Vasto Girardi, anche in settimana la partita di Coppa contro il Pineto, insomma qualcosa non andava, quindi probabilmente è stato necessario potenziare la società. Ricordiamoci che Luciano D'Alessandro aveva acquisito da Gianni Paris la società l'intera quota sì, societaria tra novembre e dicembre dello scorso anno, quindi a distanza di neanche 12 mesi c'è stato bisogno di fare questo perfezionamento in seno alla società, quindi evidentemente qualcosa non andava lì, probabilmente il problema,
prima ancora del fatto che ci siano più componenti societarie. Stiamo a vedere, certo questo ingresso deve portare a una prosecuzione dell'attività societaria un po' più serena di qui al breve medio periodo, poi se ci sono i presupposti per una futuribilità, quello è da vedere. Roberta, quando ti vedremo a Vasso? Non lo sappiamo. Poi le convocazioni le facciamo strada facendo. Vedremo piano le convocazioni, piano, poi le convocazioni le fa il commissario tecnico Andrea Costantini, quindi sì, Alessandro Del Grosso oggi in tribuna allo stadio, credo al De Marzi, prossimo allenatore, vedremo. Era in pole position. Vediamo. Però, direttore, ci racconti, adesso abbiamo fatto una parentesi sull'Avezzano e non ci torneremo dopo, ci racconti la storia di questo ragazzo, Cramellà? Allora, questo è un ragazzo che io ho visionato l'anno scorso a Francavilla a novembre, me ne avevano parlato, un ragazzo che era in una squadra in Rocca Spina Alveti in prima categoria molisana, io l'ho voluto subito vedere perché io sono un estremo amante dei giovani, mi piace vedere i ragazzi crescere e fare bene, perché un giorno poter dire io l'ho preso, io l'ho avuto, io ci ho creduto soprattutto. Penso che a calcio, se uno sa giocare a calcio, non è una questione di età. È un ragazzo che deve crescere tanto, come ha detto benissimo il mister, sa giocare tanto con la palla al piede, poca propensione a giocare senza palla, però è un ragazzo che ha delle qualità indiscutibili. Questo è il suo secondo gol e penso anche la sua seconda o terza presenza in Serie D. L'anno scorso ha fatto 16 gol in prima categoria. Sono stracontento perché sono riuscito con l'aiuto della società a strapparlo a società, di tante società di Serie D, tantissime di eccellenza. E il ragazzo, diciamo che io avevo fatto un patto con lui dall'anno scorso a Francavilla, se fossi rimasto a Francavilla l'avrei riportato lì. Direttore, fammi rispondere a un messaggio che è arrivato, non è invidia che il pallone è uscito sul secondo gol, ma non è vero niente, l'abbiamo appena rivisto, ho chiesto alla regia di farcelo rivedere, non è uscito il pallone, quindi cioè, diciamo anche le cose esatte. Dai, andiamo avanti? No. Non è uscito il pallone, no, signori, voi poi... Si può dire quello ma che sicuramente io l'ho detto prima, penso che forse è stato frainteso. Noi sono stati molto fortunati, ma fa parte del gioco del calcio, ma fa parte proprio della vita di per sé, avere un po' di fortuna. Quindi l'anno scorso sono stato sfortunatissimo quando ero direttore a Francavilla, che per una partita pareggiata ci siamo ritrovati sesti a 3 punti dalla terza e siamo stati etichettati come dei brocchi. Quest'anno spero io di avere un po' più di fortuna per il proseguo. Speriamo, speriamo. Va bene. Andrea, velocissimo, siamo in ritardissimo stasera. Per chi come me, per chi come me ha visto su quel campo di Rocca Spina Alveti le gesta di Gino Guerra e Marco Zoccaro, veder giocare i Cramellà in Serie D proveniente da Rocca Spina Alveti mi riempie il cuore di gioia, quindi sono contento che lui arrivi da Rocca Spina Alveti, sono contento che il direttore l'abbia portato in una vetrina così importante e chiedo anche al direttore, che non era Notaresco lo scorso anno, poi Notaresco sta ponendo le basi per ripetere la stagione dello scorso anno, ma insomma Notaresco si lavora bene evidentemente. Ovviamente, scusa, posso permettermi, devo ringraziare il Rocca Spina Alveti perché si sta creando una collaborazione, perché noi crediamo nelle collaborazioni con le società e loro sono stati stragentili di accettare determinate situazioni. Roberta, a Vasto quando viene il mio Avezzano che ci porti bene, però chiaramente a Vasto non saranno molto d'accordo. Vediamo adesso, cambiamo argomento, andiamo a Matteo. Sia un messaggio che è arrivato da Avezzano, perché per esempio per il famoso gol del 90. Ah, il famoso gol del 90, va bene. Andiamo a Matelica adesso. Stefano Recanati ci racconta la sconfitta del Chieti 4-0 contro il Matelica, vediamo.
Mezz'ora iniziale fatale al Chieti per uscire sconfitta dal Giovanni Paolo II di Matelica in una gara che ha sancito la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Grandoni. Il Matelica contro il Chieti cerca il riscatto dopo la sconfitta di Savignano, che è costata alla squadra di Battistini la mancata qualificazione al turno di Coppa Italia, e si schiera in campo con la formazione tipo, affidando il reparto avanzato a Tomassini con Leonetti, Bugaro e Barbetta a sostegno. Il Chieti arriva a Matelica forte degli 8 punti messi già in cassaforte, con il morale altissimo grazie all'imbattibilità in campionato. Grandoni deve fare a meno dell'infortunato Cataldi, al suo posto Bacigalupo, in mezzo al campo unica novità Panecasio per Marzola. Pronti via e Matelica già avanti, bravo Leonetti a defilarsi sulla sinistra e ad aspettare il rimorchio di Tomassini, che aziona il mirino e con un gran bolide trafigge il numero 1 nero-verde Camerlengo. Al quarto d'ora scontro di gioco tra Traini e De Santis, ad avere la peggio il capitano bianco-rosso, che è costretto a rientrare in campo con una vistosa fasciatura alla testa. Il Matelica fa la partita con il Chieti in evidente difficoltà, che non riesce ad imbastire trame di gioco pericolose per la difesa matelicense. Così al 18esimo il Matelica raddoppia dagli sviluppi di un calcio d'angolo e sfortunato il Chieti, quando Venneri, nel tentativo di spazzare la palla della propria area di rigore, colpisce il compagno Camerlengo con il pallone che finisce la sua corsa in rete. Ci vuole mezz'ora per vedere la prima sortita offensiva del Chieti, quando il bolide di Bacigalupo si spegne sulla traversa. 2 minuti dopo, ancora Chieti, azione dagli sviluppi di un corner e Traini, liberato da Venneri, a trovarsi a tu per tu con Urbeatis, ma quest'ultimo è bravo con l'aiuto del palo a sventare il pericolo. La ripresa inizia subito con 2 cambi per il Chieti. Ad entrare sul terreno di gioco sono Bruschi per Vitiglio e Marzola per Bacigalupo. Appena 40 secondi il Matelica può chiudere l'incontro, quando Leonetti al volo dall'interno dell'area di rigore strozza troppo il sinistro, non inquadrando lo specchio della porta. Risponde il Chieti con una doppia occasione in 2 minuti. Al secondo, direttamente da calcio d'angolo, è entrato Bruschi a colpire la traversa, poi è Traini al terzo ad avere la palla per riaprire l'incontro, ma il suo colpo di testa è debole per impensierire Urbeatis. Ma all'ottavo piove sul bagnato in casa neroverde, quando viene espulso Fantauzzi per doppia ammonizione. L'uomo in più spiana le vie alle ripartenze del Matelica, ma ancora da un errore di disimpegno Matelico va vicino alla terza rete, e che gol sarebbe stato se la rovesciata di Leonetti fosse finita in rete. Il gol del 3-0 se lo divora ancora il Matelica al 42esimo, con Peroni che, dopo la parata di Camerlengo a porta spalancata, mette altissimo sopra la trasversale. Nel recupero c'è tempo ancora di vedere altri 2 gol del Matelica. Il primo porta la firma di Leonetti su calcio di rigore, il secondo su classicazione di contropiede e Peroni a trafiggere Camerlengo. Nel prossimo turno il Chieti se la vedrà con il Cattolica, mentre il Matelica sarà di scena a Campobasso. Tutta la Matelica calcistica si aspettava una risposta da questa squadra dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia, dopo un avvio deludente, e invece oggi c'è stata questa risposta. Deludente forse perché gli altri sono partiti forti, perché non hanno perso. Noi abbiamo perso, ovviamente sì, ovviamente per quello che pensiamo di poter fare non è stato un avvio brillantissimo, però il campionato è appena cominciato, c'era bisogno però di una risposta importante della squadra per continuare questo lavoro di amalgama, di costruzione, di rafforzamento anche in termini morali. Io penso che oggi ci sia stata una fortissima risposta da questo punto di vista, chi ha giocato, chi non ha giocato, chi è entrato, se si sono messi tutti quanti a disposizione, e questa è la via da perseguire per continuare a fare, per cercare di fare meglio di come è stato fatto in passato. Le qualità dei nostri giocatori offensivi sono risapute, perché il direttore mi ha presi di altissimo livello e qualcuno anche oggi non ha giocato, e nonostante questo io credo abbiamo avuto delle buone possibilità dal punto di vista offensivo, ma soprattutto al di là dei gol, delle giocate che hanno fatto, mi piace sottolineare che lo spirito con cui hanno aiutato la squadra. Quindi abbiamo difeso tante volte in 10 persone sotto il pallone, e questo è fondamentale. Ecco, se noi riusciremo a far questo sempre in tutte le partite, credo che possiamo far male tante squadre. Beh sì, diciamo che l'inizio non è stato dei migliori, ci siamo complicati la gara anche con il nostro infortunio sul secondo gol, e poi dopo la squadra ha iniziato a fare una buona partita. A cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo abbiamo avuto la possibilità in 3-4 situazioni di poterla riaprire, con le 2 traverse colpite, una da Bacigalupo, una da Bruschi, con la doppia occasione primo tempo e secondo di Traini davanti al portiere sul tiro laterale. Magari con i se con i ma, magari andiamo 1-2, la partita potrebbe diventare una gara diversa. Poi l'espulsione, sono d'accordo con lei che un attimino
rallentato quella volontà nostra di poterla riaprire. Non so se è d'accordo con me, forse è mancato al Chieti quella compattezza vista nelle altre gare, soprattutto tra il centrocampo e l'attacco, forse eravate un po' troppo distanti oggi, soprattutto nella prima mezz'ora. Ma io sì, anche questa potrebbe essere un'analisi corretta, però io ripeto, ribadisco quello che ho detto un attimino fa, grande merito dei primi 20-25 minuti di nostra difficoltà, io la do anche ai nostri avversari, non mi nascondo dietro un dito e non cerco assolutamente scusanti, noi potevamo fare assolutamente meglio. E allora 4-0 del Matelica, Mauro sta allenando? No, brutta battuta d'arresto per il Chieti che aveva stupito, direttore, fino a questo momento. In realtà ha ragione Grandoni quando dice in un paio di circostanze forse avremmo anche potuto riaprirla la partita. È stato un po' sfortunato poi alla fine. Ma io le sto seguendo un po' tutte le squadre abruzzesi, anche perché fa parte del mio lavoro. Secondo me il Chieti sta facendo un ottimo campionato, a Matelica ci sta che puoi perdere, ovviamente perdere così da fastidio. Però dopo sono gli episodi, perché se Chieti accorciava le distanze su 2-0 probabilmente sarebbe stata una partita diversa. Però ho visto una squadra molto 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 ben organizzata, quindi sì. Fare i complimenti al mister e ai ragazzi che lo seguono. Eh sì, e poi è rimasta anche in 10, battuta d'arresto Roberta, però diciamo forse lo stop può essere anche fisiologico, importante tornare subito in carreggiata. L'impegno non è impossibile perché al Cattolica, se non erro, la settimana prossima. Quindi... No, Grandoni sta facendo un buon lavoro, io l'ho visto il Chieti quando è venuto a giocare a Pineto, ha fatto una buona partita ed è una buona squadra. Non ci sono grandissimi nomi, però Grandoni, molto organizzata. Però sì, molto ben organizzata, devo fare i complimenti al mister che sta lavorando bene. Dalla sconfitta del Chieti ci spostiamo dalle Marche al Molise, perché andiamo a vedere il pareggio del Giulianova che oggi ha impattato 1-1 con l'Agnonese. E te volevi fare una menzione particolare. Sì, a proposito delle tue origini, vedi che... Vabbè, ci sta che a chi vuoi fare? Volevo fare i complimenti. Menti... e salutare Mario Ramcu, cresciuto nelle giovanili del Morro d'Oro, che oggi ha segnato per il Giulianova. Ha segnato per il Giulianova, è un ragazzo umilissimo e quindi mi fa molto piacere, mio concittadino, lo conosco praticamente da piccolino, di origini albanesi, è veramente un buon giocatore, esordito praticamente, non dico in fasce ma quasi, con sei curioso di vedere il gol? Morro d'Oro, eh sì, me lo voglio vedere. Sì. Agnonese Giulianova, 1-1, vediamo il servizio. 1-1, finisce così il match al Civitelle tra l'Olimpia Agnonese ed il Real Giulianova. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un Agnone duple face, la prima volitiva, la seconda più agonistica. Ciò dipende anche dall'età media del gruppo, che deve ancora crescere. All'11° del primo tempo, scambio corto tra Viskovic e Nicolao, che taglia tutta l'area di rigore, si inserisce perfettamente Diakité, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. Al 36° tentativo dalla distanza di Viskovic, tiro dal limite ma di un metro alto sulla porta. Al 40° il Giulianova in attacco, lancio dalle retrovie, Mejri anticipa Fioretti, al 41° Dercole supera Bifulco, ma è lo stesso numero 9 a commettere fallo sul diretto marcatore. Il signor Reda della sezione di Molfetta interrompe il gioco e assegna la punizione per gli ospiti. Al 42° conclusione di Minacori con il destro, prova dai 16 metri ma la palla termina fuori. La squadra di casa sembra più viva e caparbia, ma dopo 60 secondi il Giulianova a freddo colpisce l'Agnone. Il cross radente dalla sinistra di Melillo di petto Suriano rinvia il numero 1 agnonese nella mischia. Frabotta e Allegra provano a salvare la porta ma irrompe Ramcu che insacca in rete. Olimpia Agnonese 0, Real Giulianova 1. Si rientra dall'intervallo. Al secondo minuto di gioco Minacori inizia a dare la sveglia con un'azione personale. Tira ma Bifulco non si fa cogliere impreparato. Pochi minuti dopo il cross di Frabotta per Acosta fa ben sperare l'Agnone, e se anche il numero 11 non segna in questa azione lo fa nella successiva. Al 12° infatti Nicolao allunga per Acosta che addomestica il pallone, lo difende e di potenza attacca segnando l'1-1. Una risposta in
importante alle critiche che hanno coinvolto il calciatore durante la settimana appena conclusa. Al quindicesimo Koné e Minacori agguantano l'area piccola, Malandra atterra Minacori, ma per il direttore di gara non è rigore e ammonisce Minacori per simulazione. L'episodio ha scatenato non poche proteste dei tifosi. Al 26esimo, degno di nota l'ingresso in campo al posto di Suriano di Vitelli, che ritorna al Civitelle da ex. Al 36esimo Elefante carica il destro, il tiro è centrale, nessun problema per il portiere. Al triplice fischio Lagnone è ancora a caccia della prima vittoria e i giocatori si fermano a colloquio con i tifosi che li invitano ad un maggiore impegno. Lagnone rimanda così l'appuntamento con la vittoria. Una squadra al primo tempo un volto, il secondo tempo tutt'altro. Sono soddisfatto del primo, una squadra che ha il vantaggio appunto di essere in vantaggio non abbiamo saputo sfruttare secondo me. Soprattutto i primi minuti del secondo tempo, e quindi l'Agnonese sapevamo che avrebbe spinto l'acceleratore e così è stato. Purtroppo abbiamo preso gol e dopodiché non siamo riusciti a reagire. Tutto qua. Ma per la mia mentalità, per me sono due punti persi. Per quello che vorrei trasmettere io ai ragazzi, chiaramente devo fare i conti con 20 ragazzi, con ragazzi che comunque non possono improvvisare nulla, con ragazzi volenterosi che sono venuti qua determinati per giocarsi la partita, quindi alla fine diciamo che il pareggio è stato giusto, quindi ci prendiamo questo punto, però ci sono cose da mettere a posto. Del Grosso parla di due punti persi, avete fatto vedere? No, ancora no, perché sono arrivate un minuto fa le immagini dal server della Lega Pro, quindi tra poco parleremo di Monopoli Teramo. Dicevamo, due punti persi li definisce Del Grosso, direttore, questi. Però il Giulianova, una volta raggiunto sul pareggio, ha rischiato anche con quel calcio di rigore su cui ha protestato tanto l'Agnonese. Questo però ha premesso una cosa il mister Del Grosso, che per la sua mentalità per lui sono due punti persi. Perché poi, le vorrebbe vincere tutte. Poi lui è stato giocatore, quindi fino a pochissimo tempo fa, quindi sa benissimo che ci sono partite in cui un punto alla fine dell'anno conta tanto. Anche per l'Agnonese era una partita estremamente importante, perché ancora non riescono a fare una vittoria, quindi giocare davanti al loro pubblico contro un'altra delle squadre che comunque, come tante altre, dovranno lottare fino alla fine per ottenere l'obiettivo primario, che è quello di salvarsi. È stato un ottimo punto per il Giulianova e per l'Agnonese anche alla fine, visto comunque le immagini si sono equivalse le squadre. Roberto, hai visto il gol di Rambuk? Te lo faccio rivedere. Sì, secondo voi Pineto e Vassese possono vincere il campionato? Vediamo. Ci prendiamo un po' di tempo, non è che non ti vogliamo rispondere, ma siamo veramente al 29 settembre, è difficile dare una risposta. Ti faccio vedere il gol di Rambuk, che è stato di... Qua la cosa più bella la fa Suriano, che fa un colpo di petto e mette in difficoltà il portiere dell'Agnonese. Sì, però lui è bravo. Un po'... Sì, e poi il gol è stato di un tap-in, lì Suriano ha fatto un bellissimo assist tiro di petto praticamente. Il portiere è uscito un po', se l'è vista forse all'improvviso, all'ultimo momento, è stato bravo a centrare il tap-in. Complimenti a questo ragazzo Mario Ramku per questo gol, che però non sono valsi i tre punti al Giulianova. Forza Chieti da Laura, Marco e Silvia Arrasta, che non so. Noi salutiamo Laura, Marco e Silvia, tutti e tre. Grazie perché ci avete scritto, mandato un messaggio, vi siete firmati. Complimenti, grazie. Ci andiamo a vedere la vittoria della Vastese adesso contro la San Giustese. Vediamo. È terminata 2-1 tra Vassese e San Giustese. I padroni di casa si schierano con il solito 3-5-2, con Esposito a svolgere il ruolo di trequartista a ridosso delle punte Dos Santos e D'Alonzi. Ancora fuori dall'11 titolare Vittorio Esposito,
il quale deve evidentemente ancora recuperare il ritmo partita a causa dell'infortunio che lo aveva tenuto nei mesi scorsi fuori dai campi di gioco. La Sangiustense, dal canto suo, opta invece per il più classico 4-2-4-2. Nei primi 10 minuti le squadre attraversano una fase di studio reciproco, ma col trascorrere del tempo la Vassese inizia a guadagnare campo, aumentando il ritmo e l'intensità della gara. Ma andiamo alla cronaca. La prima occasione, annotata sul nostro taccuino, era di marca biancorossa. Correva il minuto 17 quando la Vassese si rendeva pericolosa con un tiro dal limite di Ravanelli. La palla terminava di poco a lato, complice la deviazione di un difensore marchigiano. Al 23esimo, ancora la Vassese pericolosa con Marianelli, che dal limite tentava il tiro a giro a cercare il 7, ma Mengoni di testa salvava in angolo. 4 minuti più tardi era Palumbo che dalla destra scodellava a centro area, dove Alunzi, di prima intenzione, non riusciva a centrare lo specchio della porta. Il bomber Vassese però non sbagliava al minuto 39, quando in area strappava letteralmente la palla ad un difensore marchigiano e con un tiro di rara potenza e precisione gonfiava la rete. Il giusto premio per la squadra di Mister Amelia, che aveva provato in diverse occasioni a sbloccare il risultato. Si andava quindi al riposo con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero. Nella ripresa la musica non cambiava, era sempre la Vassese che dettava tempi e ritmi di gioco. La prima azione la segnalavamo al minuto 19, una grande azione di Pollace che, dopo aver fatto fuori due avversari, entrava in area ed appoggiava per Palumbo, la cui conclusione, da buona posizione, veniva deviata in calcio d'angolo. 2 minuti più tardi la Sangiustense perveniva al pareggio. Su un presunto fallo non fischiato su Anzini al centrocampo, prendeva il via la ripartenza di Marchigiani, con Pezzotti servito sulla fascia opposta, concludeva in diagonale in fondo al sacco. Il nuovo entrato Cavuoti al minuto 28 ci provava con una conclusione dal limite, ancora una volta deviata in corner dalla difesa ospite. Alla mezz'ora però la Vassese tornava in vantaggio con Palumbo, che penetrava in area e con un preciso diagonale trafiggeva Chiodini, vantaggio meritato. Al 38esimo, combinazione sulla sinistra tra i due Esposito, con Vittorio che da buona posizione concludeva a fil di palo. Non passava neanche un minuto che era la volta di Cavuoti a far venire i brividi al portiere rossoblù. In pieno recupero la Vassese andava via in contropiede con Stivaletta, che entrava in area, ma al momento di concludere l'estremo ospite gli chiudeva lo specchio della porta. La gara si chiudeva dopo 5 minuti di recupero con un risultato sicuramente positivo per i biancorossi, ma indubbiamente bugiardo per quanto espresso in campo. Una cosa è certa: se la squadra di Mister Amelia continuerà su questa falsariga, sarà davvero difficile poterla superare. Mister, allora la Sangiustese torna con 0 punti in cascina da questa partita qui con la Vastese. Dove l'avete persa? Non lo so, sinceramente non lo so. Intanto l'individualità di un avversario che è veramente molto forte in questo. La cosa importante è che noi abbiamo avuto una reazione dalla partita scialba di domenica. Abbiamo fatto una partita onesta, controbattendo comunque una Vastese pimpante con, ripeto, delle individualità di spicco. Ci abbiamo provato, abbiamo perso, ma non siamo delusi dalla sconfitta. Ecco, la Vastese comunque, a onore del vero, ha creato più azioni importanti rispetto alla Sangiustese, che magari forse all'inizio aveva provato un po' ad amministrare il gioco, no? Noi volevamo abbassare i ritmi della Vastese perché sapevamo all'inizio sarebbero partiti forte e così è stato in realtà. Grandi occasioni reali, vere, non ci sono state da parte della Vastese. Avevano un predominio e ci costringevano ad abbassarci perché pressavano molto alti. Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo comunque fatto la partita che dovevamo, abbiamo raggiunto il pareggio, poi loro hanno fatto 5 cambi di spessore e le partite cambiano totalmente. Noi avevamo comunque delle assenze e quindi i cambi sono stati meno importanti di quelli che hanno fatto loro. Alla fine è una partita che abbiamo perso, ma ripeto, una prestazione onesta, fatta in modo serio, con impegno, con dedizione. Complimenti alla Vastese, che è una squadra molto forte, e ci rimbocchiamo le maniche e recuperiamo. Vittoria dunque per la Vastese. Oh, giustamente ci scrivevano anche prima: Palumbo è sprecato in Serie D, adesso Palumbo, Esposito, Dos Santos, mica male. Direttore, te questi che ho appena nominato, diciamo che li. Mi sa che stasera per vedere l'Inter mi fate saltare il primo tempo del Milan, scrive Paolo. Aspettaci un attimo, perché dobbiamo concludere con la Serie D.
Non poi, è una grande perdita se si perde. Ti prendi tutte le responsabilità di quello che stai dicendo, io non c'entro niente, altrimenti poi no, dicono... Mi sta per tra due minuti mi arriva il messaggio del mio ragazzo. Ah, ok, che tifoso rossonero, immagino, povero lui. Si scherza. Diciamo, direttore, molti di questi te li conosci, Dos Santos l'hai avuto a Francavilla, Palumbo l'hai avuto a Francavilla, insomma, è la Vastese da centrocampo in avanti, ne abbiamo parlato... Se continua così, Dos Santos farà 857 gol, come ci scrivono da casa. Vabbè, io gli chiederò soltanto di non segnare contro di noi, al massimo farà 856. sicuramente è una squadra molto forte con l'arrivo di Palumbo, con la firma di Vittorio Esposito, poi Dos, che oltre a essere un giocatore fortissimo per il suo ruolo e per la categoria, è un ragazzo fantastico, che è un professionista 10 e lode. Ma io ho avuto la fortuna di averli insieme l'anno scorso a Francavilla e diciamo che mi hanno fatto divertire. Se a tutto questo mettiamo anche Stivaletta, Esposito. Infatti stiamo parlando adesso che avevano in panchina i due Esposito. Sette Champions, ecco, subito hanno risposto. hanno ragione. Ci sta, me la prendo. Stavamo notando che i due Esposito e Stivaletta partivano dalla panchina oggi. Quindi è un potenziale. Hanno anche un paio di ragazzi giovani molto interessanti. Chi ti piace della Vastese? Che conosco molto bene, hanno Cavuoti 2003 e Zinni, che quando io ero a Pescara era a Pescara 2002, un attaccante mancino. Di belle speranze, di bravi. L'anno scorso era a Cupello, ha giocato in eccellenza titolare a Cupello. Ecco, questo per far capire, Cavuoti un gioiellino, ci scrivono. Per farvi capire, prima abbiamo parlato di Cramellà, del Rocca Spinalvetti, adesso abbiamo parlato del Cupello in eccellenza. Per farvi capire che spesso questo è un campionato, correggimi se sbaglio direttore, in cui non è mica una bestemmia andare a prendere dalle serie minori, anzi... Ma questo è un campionato che deve essere una cucinata per le categorie minori, se non si fanno giocare i giovani in queste categorie, lo vediamo anche... Cioè, ci sono ragazzi a 18 anni che in Premier League giocano titolari, cioè, se un ragazzo è capace spesso, è una questione di età. Perché purtroppo spesso si cerca sempre il colpo dalla categoria superiore. Io penso che sia un problema di cultura in Italia sul discorso di mettere i giovani. E anche c'è anche un errore di fondo sull'obbligo dei 4 under, perché non gli si dà la possibilità a questi ragazzi di uscire naturalmente, ma tra virgolette si obbligano le società a farli giocare, che sono due cose completamente diverse. Poi escono dal discorso under, se non hanno fatto uno stravedere è molto probabile che poi escono dal giro. Certo, assolutamente. Chiudiamo il giro dei servizi Serie D, poi parleremo di Monopoli Teramo, partita disastrosa del Teramo, lo diciamo senza tema di essere smentiti, poi ne parleremo anche martedì sera. Però concludiamo il giro dei servizi con Avezzano, che oggi è tornata la vittoria contro la Jesina. Il servizio. L'Avezzano rialza la testa e conquista i primi tre punti stagionali. Ai biancoverdi è bastato un lampo di Filippo Franchi per avere la meglio di una Jesina troppo rinunciataria, ancora a secco di vittorie. Al termine di una settimana delicatissima con gli addii di Meco Monaco e Fanti, i marsicani, rinfrancati anche dall'ingresso in società dell'imprenditore pescarese Vincenzo Serraiocco, ritrovano il morale grazie ad una prova di nervi e coraggio che ha piegato la debole resistenza dei marchigiani. In attesa di Alessandro Del Grosso, quest'oggi avvistato in tribuna, il tecnico della Juniores Alessandro Vaccaro disegna un 4-3-3 con la novità Cancelli in avanti, di fianco a Franchi e Gaeta. In mediana spazio al neo capitano Nicolas Kras. Mister Manuelli si affida al 4-3-1-2 con Enrico a dettare i tempi e Villanova dietro le punte, Cruz e Damiano. Avvio arrembante degli ospiti, al nono Enrico raccoglie la sfera da corner, rasoiata di poco a lato, 40 secondi e Damiano riceve palla dal limite, controllo e scarico che finisce tra le braccia di Alonzi. Al 18esimo non si placa l'offensiva dei Leoncelli, a provarci è Villanova da piazzato, conclusione telefonata per l'estremo biancoverde. La gara diventa soporifera e l'Avezzano sembra ancora accusare l'inizio shock di campionato, oltre alle vicende societarie degli ultimi giorni. Al 38esimo però arrivano segnali di vita dai marsicani. Gaeta, ben appostato in area, fallisce il controllo e cestina la prima azione degna di nota del match. In avvio di ripresa, biancoverdi subito all'assalto. Dopo 60 secondi, Franchi raccoglie una conclusione ribattuta da Cancelli e spara alto da buona posizione. Al quinto replica la Jesina. Villanova scarica in porta, palla che accarezza la traversa. Al nono l'Avezzano alza la testa e graffia sulla partita. Azione che si sviluppa sull'asse Gaeta
Gaeta Franchi col 9 che veste i panni da assistman e fa galoppare Franchi per l'1-0. Primo gol in campionato per l'ex Matelica e tutto cuoio e match sbloccato. Col vantaggio in tasca i biancoverdi si sciolgono. Manuelli inserisce Tomassini per Moricoli, Barchiesi per Paialunga e De Rose per Ballardini. Vaccaro risponde con Diop per Cancelli e Puglielli per De Angelis. Nonostante i cambi, i leoncelli non incidono, i biancoverdi si compattano a difesa del vantaggio, non subendo occasioni dagli ospiti. Si scivola quindi fino al 42esimo, quando sono proprio i marsicani a sfiorare il raddoppio con il tentativo di Gaeta, che viene murato dalla difesa marchigiana. Finisce con il primo successo in campionato per l'Avezzano, che vola a quota 4, superando in un colpo solo Jesina, Fioggi e Agnonese. In attesa del nuovo tecnico del Grosso, il cui ingaggio potrebbe essere ufficializzato già domani, e del nuovo riassetto societario con l'arrivo di Raiocco, i biancoverdi danno il via forse ad un nuovo inizio. Bocche cucite in casa Jesina, che manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria della stagione. Fin dal primo momento che sono entrato dentro mi hanno trattato come se io fossi il loro allenatore e non l'allenatore della Juniores, che li doveva traghettare in questa partita non facile. Quindi in primis è loro, il merito è tutto loro. Io non ho fatto nient'altro che cacciare da ognuno di loro quello che giustamente avevano dentro. Cioè anche loro hanno la rabbia, hanno il dispiacere, sono tristi anche loro, perché cioè non erano partiti dico con queste intenzioni, sicuramente, perché nessuno parte per stare in questo momento ultimi in classifica. Loro sono dei ragazzi fantastici, si sono chiusi insieme a me in quello che doveva essere l'obiettivo e che io penso, anzi sicuramente oggi l'hanno raggiunto, perché l'hanno raggiunto con coraggio. Abbiamo avuto coraggio a fare delle giocate, abbiamo avuto coraggio a tenere sempre tre persone alte, quindi merito a loro, merito. Allora, oggi è un po' il suo primo giorno qui in questo club, in questa squadra. Le prime sue sensazioni innanzitutto? È il mio primo giorno, da questa mattina presto che sono qui, quindi dopo aver parlato con Luciano in questi giorni avevo deciso di affrettare il prima possibile quelle che sono le decisioni societarie. Era bello arrivare qui e dare un bel risultato alla città, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo voluto da diverso tempo io e Luciano, che la risposta più importante è sempre il calcio e il campo. E i giocatori e tutti hanno dato, mi sono stati vicino al presidente, tutto merito di Luciano, la vittoria di oggi. Insieme faremo grandi cose e porteremo l'Avezzano a quello che è giusto che sia. Senta, cosa l'ha spinta a sposare questo progetto? Ci sono tanti rapporti che ho a Avezzano, anche professionali, e mi spinge questa voglia di questa zona, di quest'area, che è giusto che ci sia un qualcosa di bello di calcio che possa nascere in questo territorio. I suoi progetti futuri per questa squadra, quale futuro vede per l'Avezzano? È ancora presto, stiamo parlando, continueremo a parlare della squadra, poco tempo delle società, della squadra, di quello che si deve fare, di quelli che sono i ruoli. Tra me e Luciano è nata in pochissimo tempo una bellissima amicizia e soprattutto un bel rispetto, tra me e lui e tutti quelli che sono gli organismi di questa società, che mi hanno accolto in modo straordinario, che ringrazio tutti, dal magazziniere alla squadra al mister, ringrazio tutti per l'accoglienza che mi hanno dato e ringrazio tantissimo Luciano per l'opportunità che dà a me e alle mie società di poter rappresentare qualcosa di importante. Oh, vedremo come andrà. Innanzitutto tre punti fondamentali per l'Avezzano, che rilanciano le quotazioni salvezza della formazione biancoverde. Peraltro oggi ha segnato l'idolo di Andrea Costantini, Franchi. Sì. Beh, vedi, è contento che ha segnato Franchi. Beh, lo avevo... Vedo dietro di te un tidino un po' invece... Sì, guarda, indignato. Ha usato questo aggettivo. Allora quindi... siamo curiosi. Sì. Di sapere. Andrea, in 20 secondi, non la situazione societaria, ne abbiamo già parlato, sono tre punti fondamentali per l'Avezzano. Certo, era ora di muovere in maniera consistente la classifica, lo si è fatto in uno scontro diretto, ha segnato quello che ho dipinto come l'arma illegale dell'Avezzano in questo campionato, che è Franchi, che è un giocatore in campo aperto che è devastante. È chiaro che però la partita principale l'Avezzano la gioca a livello societario, bisogna trovare stabilità a livello societario affinché poi questa stabilità si vada a riverberare sul settore tecnico, sul fronte tecnico, in attesa magari che del Grosso o chi per lui prenda in mano la squadra.
oltre alla Serie D non possiamo parlare forse a me, ma nessuno se la deve prendere, signori, ognuno ha le proprie sciagure, pensate a me quante ne ho di sciagure. Non ne parliamo. Va bene, vediamo il prossimo turno, poi parliamo di Serie C perché abbiamo anche il servizio di Monopoli Teramo, ma prima dobbiamo andare in pubblicità. Fiuggi di Montegiorgio, Avezzano, Tolentino, Campobasso, Materica, Chieti Cattolica, Giulianova, Recanatese, Jesina Vastese, Notaresco, Pineto, e sarà ovviamente il derby che seguiremo con particolare attenzione. San Giustese, Agnonese e Vasto Girardi, Atletico, Porto, Sant'Elpidio. Questa sarà la sesta giornata. Roberta, te ci saluti, direttore, rimani con noi un altro quarto d'ora, 20 minuti per parlare di Monopoli Teramo. Roberta, cedo il mio posto all'altra donna di TV6. Assolutamente sì. Cambio. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco tutto sulla Serie C, tutto su Monopoli Teramo. Eccoci rientrati, terza e ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Diamo la buona serata al nuovo look, non ad Ania Cantagalli, al nuovo look di Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Ania, ciao, buonasera. Allora, in un aggettivo, il Teramo visto oggi al Veneziani? Disastroso, direi. Vediamoci il tuo servizio, Monopoli Teramo 2-0. È un 2-0 che fa male quello che arriva a Monopoli. Fa male ovviamente la sconfitta in sé al Teramo, ma fa male anche per come è arrivata, con la squadra di Tedino incapace di reagire all'1-2 decisivo d'inizio gara messo a segno dai biancoverdi. Il diavolo va sotto nei primi 7 minuti per due volte ed è fortunato a non incassarne di più nella restante parte del primo tempo. Dopo due minuti da un'imbeccata dalle retrovie, Iotti lisce il pallone che arriva all'ex Jefferson. L'attaccante raccoglie e deposita con un lob alle spalle di Tomei. Passano 5 minuti ed è ancora Jefferson a far male alla sua ex squadra. Il brasiliano è più rapido di tutti a raccogliere un batti e ribatti in aria e firmare il raddoppio del Monopoli. Il Teramo appare un pugile suonato e non riesce a reagire. Al 14esimo Fella coglie addirittura il palo esterno, mentre al 28esimo ci pensa Tomei a disinnescare un calcio di punizione calciato bene da Giorno. Un minuto più tardi ancora Monopoli, con uno scambio corto tra Jefferson e Fella, il cui tentativo al volo non inquadra lo specchio. Ad inizio ripresa Tedino opera la rivoluzione, si passa al 3-4-1-2, fuori Lasic, Mungo, Di Matteo e Cianci, dentro Ilari, Cristini, Tentardini e Magnaghi. Sono ancora però i padroni di casa a farsi pericolosi all'11esimo con un tentativo di Carriero che finisce fuori. Il Teramo si fa vedere per la prima volta al 18esimo con un tiro verso la porta di Bombaggi. L'occasione migliore però capita a Magnaghi al 37esimo, al termine di un'azione partita per un errore di Donnarumma. L'attaccante biancorosso però non inquadra la porta. Nel finale il Monopoli tira i remi in barca e la formazione di Tedino ci prova con la forza della disperazione. Ne vengono fuori però soltanto tentativi sterili. Sabato prossimo al Bonolis contro il Rieti la vittoria sarà d'obbligo per rialzare morale e classifica. Nove minuti per aver preso due gol, quindi è nato tutto da lì. Poi non abbiamo avuto nessun tipo di reazione. In questo momento, bisogna dire la verità, non si sta riuscendo neanche niente fuori casa. C'era riuscito solo a Rende, dove abbiamo raccolto solo un punto, dove meritavamo di più. Se giochiamo male come oggi raccogliamo zero, se facciamo bene raccogliamo poco. In questo momento dobbiamo stringere i denti e andare a raccogliere qualcosa di importante. Ripeto, l'allenatore sono io, sono il primo e unico responsabile di tutto e quindi se c'è qualcosa che non va, naturalmente è colpa dell'allenatore, su questo non c'è dubbio. Credo che da quando abbiamo incominciato a fare un certo tipo di lavoro, mai era successo, mai finora un approccio alla gara così negativo, oggi è successo. Non voglio incolpare nessun calciatore, non c'è nessun responsabile in particolare, chiaramente l'allenatore perché mette la squadra in campo. Abbiamo commesso un errore dopo un secondo da che è iniziata la partita, con una situazione provata e ritrovata in allenamento che abbiamo fatto il contrario. Quindi io voglio sbagliare con la mia testa, voglio sbagliare con il mio modo di far calcio, sono convinto che riuscirò a portare un gran calcio qui a Teramo, sono convinto al 1000%, però prima del calciatore abbiamo bisogno dell'uomo. Oggi l'uomo, Bruno Tedino, si sente indignato per l'atteggiamento che abbiamo avuto e quindi sono indignato di me stesso perché io la squadra non voglio neanche sfiorarla. Se possiamo dare invece un aggettivo a noi che abbiamo visto questo pomeriggio la partita, è certamente sconcertati. Abbiamo visto veramente Ania una gara a parte l'inizio shock, 7 minuti 2-0,
Ma poi Tedino, la cosa più preoccupante è quando dice non abbiamo avuto nessuna reazione. Che è un po' quello che stavamo dicendo anche oggi pomeriggio, insomma, ed è quello che diciamo anche negli ultimi due pareggi. Sono andata a rivedere adesso. Il Teramo ha preso gol contro il Rende al 73esimo, l'1-1, e lì non ha avuto la capacità di reagire. Ha preso gol contro la Viterbese al 73esimo e non è riuscito a reagire. Ha preso un 1-2 oggi dopo 7 minuti del primo tempo, quindi da inizio gara, e praticamente non è riuscito a reagire, avendo però ancora tutta la gara, perché poi diciamocelo, il Teramo ha le capacità e le qualità per reagire e poteva averla anche per ribaltarla questa partita, sì, nonostante sì. Il 2-0. È chiaro che prendere un 1-2 così ti taglia le gambe, però se sei una squadra insomma con carattere, con qualità che sicuramente c'è, la capacità e le probabilità di ribaltarla c'erano altrettanto. Così non è stato, sinceramente questa componente caratteriale mi preoccupa un po' di più rispetto al gioco, ai gol che non arrivano e quant'altro. Questo credo che sia una cosa un po' più difficile poi da allenare. Schemi, moduli, capacità di attaccare si possono allenare durante la settimana, il carattere bisogna tirarlo fuori dai giocatori se ce l'hanno. E bisogna farli abituare che il Teramo è nel girone C. Sì. E quindi c'è forse una componente caratteriale, anzi senza forse, una componente caratteriale molto più elevata ed importante rispetto agli altri due gironi di Lega Pro. Di conseguenza, ovviamente siamo al 29 settembre, quindi tempo per recuperare c'è, però a furia di dire... Tempo per recuperare c'è, bisogna crescere. Esatto, però quello secondo me è il problema. A furia di dire c'è tempo per recuperare, il tempo passa. Quindi il Teramo adesso deve cominciare insomma a cambiare marcia e a far vedere la squadra che è, per gli investimenti che sono stati fatti anche in estate. Ecco. Direttore, la componente caratteriale, giustamente, non... intanto complimenti al nuovo look. La componente caratteriale non si compra, e questo è sicuro. Io penso che voi addetti ai lavori abbiate scandagliato il mercato, non si trova. No. La componente caratteriale, però ci vuole. Guarda, io penso che la disamina fatta da Ania sia stata perfetta, anche perché poi lei segue molto da vicino il Teramo, quindi conosce un po' tutte le dinamiche. Io ho avuto la fortuna, sono andato a vedermi il Teramo, siamo stati ospiti del Teramo Calcio col Notaresco mercoledì contro la Viterbese, e ho notato la stessa cosa che ha detto Ania. E una squadra bellissima da vedere, perché è stata costruita con i canoni del calcio moderno, una squadra molto fisica, quindi una bellissima presenza in campo, però probabilmente crede poco nei propri mezzi, o forse qualcuno mi dice forse ci crede troppo. Adesso qual è la linea sottile che divide le due cose? Non la conosco, però se vediamo, io penso che il secondo gol è stato... Il secondo gol sono tre tiri dall'interno dell'area di rigore e no, nessuno... Ma soprattutto l'atteggiamento della squadra, che erano tutti fermi ad aspettare l'esito dell'azione, secondo me è più un fattore mentale probabilmente. Adesso il mister... è stato bravissimo, perché si è, come tutti gli allenatori, si è preso tutte le responsabilità, però penso che le responsabilità devono essere suddivise tra tutti, non è possibile che può essere solo il mister è fuori, come i direttori, i dirigenti, il presidente. Eccolo qua il gol del 2-0. Innanzitutto c'è questo dribbling sulla fascia laterale incompresi, poi questo tiro al bersaglio praticamente, con tutti i giocatori fermi che chiedono il fuorigioco. Ma signori, ma state scherzando? Questo è un brutto vizio che hanno i giocatori, di chiedere il fuorigioco. Io dico sempre che prima bisogna far finire l'azione, dopodiché sarà l'arbitro a decidere se è fuorigioco. E come protestare dopo che l'arbitro ha già dato il gol? A meno che non c'è il VAR come adesso, è inutile, cioè, puoi protestare quanto vuoi, il gol l'ha dato. Ania, cambio quadruplo tra primo e secondo tempo, l'ho segnato: Magnaghi per Cianci, Ilari per Lasic, Tentardini per Di Matteo e Cristini per Mungo. Dallo schieramento iniziale 4-3-2-1 o 4-3-1-2 a seconda della posizione di Bombaggio e Martignago, si passa ad un 3-4-1-2, quindi difesa a 3 con Cancellotti e Tentardini, quindi di fatto a 5. Sì. Era già successo a Rende,
se quella di oggi è una trasferta complicata, quella di Rende, insomma, i risultati parlano abbastanza chiaro, non lo era, però comincia a diventare una tendenza che questa squadra poi va in bambola, bisogna metterci mano, bisogna coprirsi, perché altrimenti si prende una sveglia che non finisce mai. Io mi aspettavo i cambi, magari non quattro, però i cambi me li aspettavo. Non mi aspettavo di nuovo il ritorno, tra virgolette, alla difesa a tre. È stato forse un po' un cercare di limitare i danni, un po' cercare di cambiare, provare a cambiare. Mettersi a specchio. Di provare a cambiare qualcosa, insomma, di provare a cambiare l'inerzia della partita. Però inerzia che alla fine non è cambiata, perché il Teramo veramente è riuscito a fare poco nulla, soltanto nel finale, insomma, si è fatto vedere verso nei pressi della porta avversaria. Il problema, torno sempre alla questione dell'atteggiamento. Un pochino nella ripresa è andata meglio rispetto al primo tempo, ma non so quanto sia diretta conseguenza del fatto che il Monopoli si è messo in modalità di gestione. E quindi di conseguenza poi vai a vedere davvero qual è quella linea sottile, insomma, che va a separare le due cose, non potremo mai saperlo. L'unica certezza è che da questa situazione il Teramo deve uscirne sabato contro il Rieti, che è un match sulla carta facile. Oh, questa è forse l'unica nota positiva. Come era sulla carta facile anche contro il Rende, quindi a maggior ragione non bisogna sottovalutare, insomma, gli impegni che possono sembrare facili. E poi hai il recupero contro la Sicula Leonzio in casa mercoledì, altro impegno sulla carta facile, ma in questo momento forse così tanto facili questi impegni neanche sono, ecco. Certo. Oh, Andrea, volevo un giudizio da te per vedere se anche per te può essere esteso l'aggettivo sconcertato dopo questa prestazione del Teramo. Beh, sì, perché dopo tutto quello che è successo, prendere in meno di 10 minuti 2 gol e poi obiettivamente, se alla mezz'ora si fosse stati sul 3-4-0, c'era poco da dire. Quindi è evidente che qualcosa non va, è come se la squadra ha subito un contraccolpo per i due pareggi contro Rende e Viterbese. Contro il Rende perché giocava contro una squadra chiaramente inferiore, che era stata bombardata di occasioni, il Teramo non l'ha chiusa e alla fine ha preso il gol del pareggio. Con la Viterbese, una partita nel complesso ben giocata, ma che la Viterbese non ha perso, perché il Teramo è poco cinico, perché il Teramo ha poco carattere e perché ha saputo sfruttare l'episodio. E come ha detto Tedino, se quando giochi bene crei e non vinci, a maggior ragione poi quando giochi male come oggi perdi in maniera inesorabile, come è successo al Teramo già ad esempio nella partita di Catanzaro, nella partita di Avellino. È vero che ora il calendario dice Rieti e poi recupero con la Sicula, due gare casalinghe contro squadre di caratura chiaramente inferiore, però bisogna portare a casa questi punti e non prenderli per scontati. Sono d'accordo con quanto dice Ania, che c'è un discorso caratteriale spiccato, è una squadra che magari si fa anche ben guardare, no? Perché ci sono giocatori molto tecnici, però serve anche il carattere, serve la tempra, ed ecco perché poi un dirigente sportivo deve essere bravo nell'allestire la squadra, perché deve saper miscelare tutte le componenti. Evidentemente questa squadra dal punto di vista tecnico ha elementi sopraffini e magari dal punto di vista del temperamento qualcosa manca, un po' in tutti i settori. Manca il cosiddetto leader, potrebbe essere Arrigoni, ma non mi sembra un giocatore di grandissima leadership, di grandissimo carisma, e magari nell'arco di un campionato, soprattutto in quel girone, il temperamento gioca un ruolo predominante. Quindi quello è un aspetto su cui poter migliorare, magari con qualche aggiustamento a gennaio. Nel frattempo serve, oltre che temperamento, però questa squadra non è dotata di questa caratteristica, serve almeno più concretezza, almeno le partite che si giocano bene bisogna concretizzare di più. Però lì torniamo al discorso fatto a inizio stagione, evidentemente questa squadra non ha neanche quel cecchino stratosferico da doppia cifra che ti risolve le partite, che ti concretizza la manovra.
Oh, Ania, cos'è che volevi aggiungere? Buonasera Jacopo, ma nel primo gol l'ultimo tocco è di Otto e di Jefferson. Allora, l'abbiamo rivisto. A rallenti, l'ultimo tocco è di Jefferson. Quindi è doppietta di Jefferson. Sì, doppietta di Jefferson. Sembrava all'inizio potesse essere, anche i telecronaca hanno detto, ah, è autorete di Jotti. No, sì, invece no. Sì, a nudo può ingannare, però sì. Con, a rallenti insomma si vede il tocco con la gamba, del calzino verde di Jefferson. Volevo soltanto aggiungere, Tedino si prende giustamente le responsabilità, insomma, perché come diceva giustamente il direttore, tutti gli allenatori lo fanno quando c'è un momento difficile, però adesso io mi aspetto tanto anche dai direttori Iaconi e Federico, perché non me ne vorrà insomma il direttore D'Ercole, ma probabilmente la componente caratteriale deve essere anche una questione su cui devono puntare i due direttori, parlando con i giocatori, cercando di tirare fuori dai giocatori quel qualcosa in più in collaborazione con l'allenatore, per cercare anche insomma di dare una sveglia alla squadra anche dal punto di vista caratteriale. Quindi mi aspetto anche un grosso lavoro in questa settimana dai due direttori in tal senso, oltre ovviamente a quello che sta facendo già l'allenatore. Direttore, in questi casi un allenatore va in sala stampa e si prende la responsabilità della sconfitta, poi arriva il dirigente, in questo caso mettiamo, parliamo per ipotesi, Paolo D'Ercole, che cosa fa in settimana? Basta, basta. Non è così semplice, però secondo me Anja ha perfettamente ragione. In questo momento la società deve essere vicina all'allenatore, perché se lo si lascia in balia dei risultati fa fatica a fare strada. È successo anche a me nella mia ancora brevissima carriera diverse volte questa cosa. Il nostro lavoro è quello di aiutare l'allenatore quando si capisce che l'allenatore non è l'unico colpevole dei fattacci, diciamo, chiamiamoli così. Quindi secondo me, come ho detto prima, si devono prendere tutte le proprie responsabilità, l'allenatore se le prende davanti a tutti, perché comunque uso costume di fare questa cosa qui, però tutti devono prendersi un piccolo pezzo di responsabilità, e i direttori adesso ci sono tutti i presupposti per intervenire, dover intervenire, poi ognuno a casa propria fa come meglio crede. Sicuramente sono persone che hanno molta più esperienza del sottoscritto, quindi sapranno loro quello che potranno fare. Certo. Ania, rapidamente torniamo un attimo indietro, ma veramente siamo in chiusura. Due notazioni. Innanzitutto la scelta di Jotti e non Cristini, ce l'aveva detto Tedino, Cristini è un po' stanco, sì, deve tirare il fiato, però Jotti oggi proprio no. Ha giocato veramente male, male, ma anche in coppia con Piacentini, ecco, sì, questo è uno svarione e poi non arriva mai la chiusura, però in generale, sì, in generale per tutto l'arco della gara, insomma, per quello che abbiamo visto, ha letto male diverse situazioni, quindi magari il campo un po' gli manca ancora, ecco, il fatto di giocare un pochino più spesso per ritrovare certe misure. Poi un giocatore che ha giocato per 3 o 4 anni all'Olbia in Serie C, quindi sì, non è un giocatore insomma inesperto, anzi tutt'altro. Avevamo ipotizzato anche il ritorno a titolare di Mungo, avevamo ipotizzato anche il ritorno di Cianci, nonostante questa botta al ginocchio che aveva annunciato Tedino nell'antivigilia consueta di conferenza. Scusami, sul messaggio sono d'accordo con la prima parte, però fino a prova contraria mi avete già diserredato. Fino a prova contraria il conduttore sono io, poi quando mi ruberà il posto, magari molto presto, non voglio mettere le mani avanti. No, non mi permette. Però per il momento è un ospite, cioè ci sarei anch'io qui, comunque, va bene. E avevamo anche tirato a indovinare che quella... l'annuncio di Bombaggi out, sempre in questo venerdì di conferenza, fosse magari un pochino pretattica da parte, sì, di Tedino, perché sì, a sentore, ecco, avevamo avuto questa sensazione. Purtroppo andiamo molto a sensazione, non è imbeccate, perché non siamo così fortunati da avere imbeccate, ecco. Male anche Mungo? Male Mungo, sì, è stato sostituito all'inizio ripresa, non ha praticamente male inciso. Mungo, male Mungo, insomma, diciamo... Però io da Mungo mi aspetto di più, certo, essendo tra l'altro, e non è un mistero insomma, che lo si sappia, il giocatore più pagato della rosa, mi, sì, aspetto qualcosina in più da lui, ecco. Oh, intanto i
Paolo da casa ci fa sapere che insomma le cose per il suo Milan non vanno per il verso giusto. Va bene, vediamo il prossimo, cioè va bene, va male per il Milan, ma noi non riusciamo a volergli dare una mano, comunque non potremmo. Vediamo il prossimo turno. Come? E non moriamo. eccoti, vedevo in bassa frequenza un... mentre cercavo di completare il concetto, vedevo il sorriso malcelato di Andrea Costantini. Va bene, vediamo il prossimo turno di Serie C, siamo in chiusura, non siamo andati. Teramo Rieti, sabato sera alle 20:45, ovviamente vi ricordo martedì ne parleremo di Monopoli Teramo. Per ora rimane sabato sera alle 20:45, non c'è sentore di cambiamenti. Salvo eventuali cambiamenti. Ah, ecco, bravo, bravissimo il conduttore, splendida Loss, perfetto. Hanno preso me. Sei contento. Splendidi, allora, facciamo una cosa. Io leggo classifica, cioè il prossimo turno. Manda il messaggio. Bravissimo il conduttore, splendidi gli ospiti. Se lo mandi in tempo utile, un minuto. Allora, Teramo Rieti, Avellino contro il Rende. Poi la terza partita è Bari Cavese, Potenza Viterbese. Ternana Catania, traccheggio, così magari scrive l'SMS. Ti segnalo anche due gol di De Grazia oggi. Perché no. Ci segnalano due gol di De Grazia, spettatori. E questo che è l'angolo del Tafazzi. 4-2, Mima Andrea Costantini. Biceglie Picerno, Catanzaro, Virtus Francavilla, questa è una bellissima partita. Paganese Regina, Sicula Leonzio Monopoli, Vibonese Casertana. Intanto il vantaggio del Livorno nella sfida tutta granata contro la Salernitana. Va bene, noi siamo in chiusura. Grazie al direttore sportivo del Notaresco Paolo D'Ercole. Grazie direttore. Grazie a voi. Complimenti per il primo posto in classifica e in bocca al lupo per il derby di settimana prossima. Grazie mille. Grazie alla nostra Agnia Cantacalli. Ciao Agnia. Grazie a voi, buona serata. Che sarà assente, ma per giustificato motivo. Così come Andrea Costantini, che ringrazio martedì sera. Per il Livorno ha segnato ma. Marras! Marsura. Dai. Però tutti pensano poi a Marras, giustamente. Ok, sarete assenti entrambi, siete tutti belli e preparati. Grazie, un bacione, grazie. Grazie a Maurizio Dagui in regia, grazie a tutta la squadra di TV6. Noi ci vediamo settimana prossima, 19:30, sempre con l'Abruzzo del Pallone, su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.